Buongiorno a tutti, sono Monica Sirelli dal canale YouTube EFT-Azione e dal sito www.eft-azione.it e parliamo oggi dell'attenzione. L'attenzione, che è questa forma di presenza, di concentrazione che viene continuamente carpita dall'ambiente esterno, cioè l'ambiente esterno, le persone esterne hanno su di noi un controllo, una padronanza, una presa di posizione che noi abbiamo autorizzato, che noi abbiamo permesso nel tempo. Anche pensare continuamente a una persona, pensare continuamente a una situazione è dare energia a questa cosa, dare potere a questa cosa. E quello che è fondamentale nel lavoro su di sé è proprio il riportare equilibrio in questa cosa, cioè entrare nell'attenzione divisa. Cosa significa? Significa che ho un'attenzione ferma, presente, continua dentro di me, su me stessa, su me stesso, e ho un'attenzione anche, quindi anche non solo, sull'esterno, quindi attenzione divisa, perché attenzione divisa in due parti, la parte che do a me e la parte che do agli altri. Quindi questo esercizio vuole proprio essere un riportare l'attenzione all'interno di sé, perché è fondamentale sia per un'autosservazione, sia per diventare consapevoli di noi e dei nostri movimenti, sia per dissolvere gli stati emotivi disturbanti, le densità non ancora osservate, come le chiama il nostro caro maestro di viaggio Eckhart Tolle, proprio perché c'è questa sensazione, questa non osservazione che poi dobbiamo vedere per forza proiettata in situazioni, cose, eventi esterni. Quindi partiamo subito dal punto karate e ripetiamo: anche se la mia attenzione non è dove voglio, non è dove deve essere per il mio massimo bene, per la realizzazione dei miei obiettivi, per il benessere del mio stato interno, per il benessere sociale, collettivo, io mi amo e mi accetto completamente, profondamente. Respiro. Quindi recupero la mia energia vitale, la mia attenzione dal passato, dalle situazioni esterne che mi disturbano, dalle persone. E la riconduco al giusto posto in me. Respira. Centro dell'occhio. La mia attenzione, carpita, catturata nel passato, continuiamo a girarci in accordi, in situazioni, in memorie non integrate del passato che l'hanno presa. Lato dell'occhio. La mia attenzione, presa da situazioni esterne, catalizzanti, televisione, immagini, da persone che ci interessano, da situazioni esterne, contingenti, che ci creano uno stato di stress, o da situazioni anche piacevoli, centro dell'occhio. Ma dove io ho il potere è dove è la mia attenzione, quindi a chi voglio dare il potere? All'esterno o a me? Sotto il naso, quindi mi permetto di osservarmi, di sentire il mio corpo. Quindi quello che già dicevamo in altri video, in altri audio, dal pensare al sentire. Respiro. Sotto la bocca, dall'esterno verso l'interno. E mi permetto di vivere anche la realtà esterna subordinata all'attenzione che do a me. Clavicola. E poi anche l'attenzione che chiedo agli altri e che io sono il primo a non darmi. Punto del timo, mi do attenzione. Mi do io l'attenzione di cui ho bisogno. E mentre lo faccio, smarco gli altri da questo bisogno e smarco i miei genitori che non me l'hanno data. Attenzione significa, sotto l'ascella, ascoltarmi,
vedermi, sentirmi. Quindi mi ascolto, mi vedo e mi sento. Sotto il seno e mi permetto di sentire fisicamente la qualità della mia vita, della mia vibrazione, di me stesso, di me stessa, quando sono nell'attenzione. Tabacchiere, qualunque situazione ci sia esterna, prima appoggio l'attenzione su di me, come sto, cosa voglio, qual è la cosa migliore per me, gamut, e poi l'attenzione divisa, esterno, interno. Rimparo a mettere al centro l'attenzione per me stesso, me stessa, e poi il resto. Punta di dita. Questo mi permette di dare molta energia a me stesso e poi all'esterno. Nel caso in cui non riusciste, ci sono anche tecniche molto interessanti da integrare con il respiro, e con l'FT che noi possiamo fare. Quindi, osservatevi se riuscite a fare da solo questa divisione, altrimenti è molto importante, soprattutto se avete pensieri ripetitivi, situazioni da risolvere, eccetera, che prenotiate la vostra coach per dare proprio una direzione a questa attenzione alle cose a cui volete dare potere, perché poi nel momento in cui porto l'attenzione, la direziono ovviamente anche ai miei obiettivi, non a ciò che accade e che non mi va, ma a ciò che voglio, a ciò che ho bisogno di sentire. Quindi intanto buona pratica e ci aggiorniamo presto.